Carissimi, un grazie a tutti, a tantissime persone che mi hanno telefonato, mi hanno scritto, mi hanno mandato messaggi tramite WhatsApp. Veramente, state dimostrando che siamo una famiglia, una bella famiglia in cammino e che ci ricordiamo l'uno dell'altro. Grazie per questo. Il mese scorso la nostra comunità ha avuto due defunti, Pierino e Agnese. Ma cosa è avvenuto? Che i loro due posti vuoti sono stati immediatamente riempiti perché sempre il mese scorso sono nate due bimbe, Beatrice e Emma. Ecco, vedete come la vita continua e lodiamo e benediciamo il Signore che ci dona ancora dei bimbi e ringraziamo i loro genitori veramente coraggiosi in questo tempo particolare. Vi ringrazio ancora. E la Pasqua sta per arrivare. È vero, ce lo siamo già detti, una Pasqua anomala, una Pasqua particolare. È vero, ciò che sta succedendo ci sta un po' schiacciando. Però questo virus colpisce l'uomo e guardiamoci attorno, non colpisce la natura. Contempliamo un po' la natura in questi giorni. Bellissimo vedere queste piante che con tanta libertà siamo entrati nella primavera e ci regalano dei fiori bellissimi, delicati, colorati. Ascoltiamo gli uccelli liberi che cantano, che forse abitualmente non li sentiamo per i vari rumori che noi creiamo. Guardiamo e contempliamo il cielo stellato di queste sere stupende, la luna piena, i pianeti. Ecco, quindi la natura dice, uomo, creatura, avanti sempre con serenità. E questo è avvalorato da ciò che stiamo per vivere in questi giorni, in modo particolare domenica prossima. E auguro immensamente a tutti voi, a tutti, dal più piccolo al più grande, da quello che è un po' dimenticato, dall'ammalato, dal sofferente, da chi ha poca fede, da chi è chiuso in se stesso, da chi non crede più nel domani, nel futuro, auguro di vivere questa Pasqua come una nuova primavera. Una primavera colorata, una Pasqua colorata, una Pasqua piena di luce. Che ci viene donata proprio dagli astri e dal sole di questi giorni, una Pasqua che dice la primavera continua ad essere presente in mezzo a noi. Sento la gioia di avervi accanto, vi raccomando sempre che avete tempo di leggere la parola di Dio, che Gesù abbia a parlare alla vostra vita, alla vostra esistenza, ai vostri pensieri, di vivere la cordialità nella vostra famiglia, di dialogare tra di voi e di essere, pur nella difficoltà, contenti, perché il Signore ci vuole sempre bene e la sua vita continua nella nostra vita, di sofferenza, di dolore, ma anche di gioia e di gioia grande. Auguri, buona Pasqua nel Signore che è veramente risorto. Arrivederci.